Questa sera parleremo, prima di tutto, dell'organizzazione delle performance. Cos'è una performance, intanto? Allora, il camper ha sulla sinistra una manopola che ci permette di accendere il camper. Io di solito quando accendo il camper lo porto sempre prima in modalità tuner, che è la modalità più facile. Reputo che al momento dell'avvio muovere questo selettore un po' bizzarro che è stato montato, muoverlo troppo, possa creare qualche problemino all'avvio stesso, perché magari il camper percepisce alcuni spostamenti, poi non sono quelli e quant'altro. Quindi parto in modalità tuner, lo accendo, anche perché, facciamo finta, ho lasciato la chitarra col volume aperto e, e ho la chitarra aperta anche fuori, mi inserisce l'ultimo suono che ho usato, che è quello del solo magari, e mi viene un fischio che non finisce più. Quindi manovra di tutela attiva, accendo e metto in tuner. Seconda posizione, abbiamo browser. Browser è la possibilità di ricercare o di lavorare i suoni a livello basico, ok? Mentre performance, browser può essere utilizzato, effettivamente come faccio io, può essere utilizzato come si utilizzavano i vecchi multieffetti, cioè ti prepari il suono così come lo vuoi e poi lo richiami tramite MIDI. Nel menu System troviamo alla pagina 13 la possibilità di dedicare un suono ad un program change. È molto semplice. Prima cerco i rig che mi interessa, in questo caso Coach, Twin Chorus, eccetera. Qua scelgo con la manopola, giro, 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 adesso c'è sempre quel ritardo nella telecamera del telefono, giro, 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 trovo uno slot vuoto, se ce l'ho, io li ho quasi tutti pieni, e non faccio altro poi che premere assign, ok. Questa sera abbiamo detto parliamo di performance, quindi entro nel menu performance, che stavolta speriamo funzioni. Nel menu performance posso ritrovarmi una performance che già ho fatto, come posso ritrovarmi tutti gli slot vuoti. Adesso io avevo iniziato a prepararla. Per vedere come lavorare sulle performance usiamo Rig Manager, che poi è identico che usare il nostro schermo. Il dito arriva dopo nell'altro... nell'altra fotocamera, pazienza, oggi va tutto in ritardo. Allora, entro nella schermata di Rig Manager per potervi dire come fare. Ritroviamo con le nuove, penso dalla 7 in poi, tutte le performance si chiamano New Performance e come autore si ritrovano ad avere Christian Kemper. Ma li chiamano Christian. Ok, vedete New Performance, adesso l'ho cliccata su Rig Manager e sulla fotocamera arriva. E, supponiamo di lavorare su questa, ok, benissimo. Allora, qui abbiamo quello che sono i nomi di default. Vado tutto sulla destra, ok, e vado altro che a cambiare il nome della performance e lo chiamiamo Tutorial, ok. L'autore sono io mi salvo tutti i vari nomignoli, tutti i vari suoni che creo e le performance che creo con Blu Geniale. Adesso ho 5 slot. Allora, ogni chitarrista ha il suo schema mentale. I 5 slot corrispondono ai 5 pedali, i 5, sì, 5 switch del remote. 1, 2, 3, 4, 5, l'1 sulla sinistra, il 5 sulla destra. Allora, io ad esempio lavoro al contrario di molti di voi e ho tutto sulla sinistra perché io sono destro e vado meglio a manovrare i pedali col piede destro. Tutto sulla sinistra tengo il solo e sulla destra inizio dal suono più debole, quindi dal clean. Clean con effetti
il, che ne so, il crunch, il distorto e il solo. Io ad esempio lavoro così. Molti di voi so che invece lavorano al contrario, tengono sul primo il clean e poi al 5 arrivano al solo, non c'è nessun problema. Quindi lavoriamo con questa logica qua, quella tradizionale dei più. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è trovare un clean da inserire nel primo slot, che in questo caso di default mi viene chiamato crunch. Ok? E lo chiamo clean. Il nome che do, che ho scritto e che posso scrivere anche direttamente sul camper facendo, premendo il tasto edit, ok, slot setting, scusatemi, ecco qua, e rename slot, ci sono arrivato, ok, a volte basta premere un pulsantino in più e senza paura la soluzione si trova. Come vi avevo già detto, io le performance non le uso molto, le ho fatte, le ho programmate per alcuni vostri colleghi, e quindi insomma riesco a spiegarvi la gestione, che alla fine è molto simile a quello che faccio io in un altro modo. Detto questo, ho messo clean, devo cercare un suono clean che mi soddisfi. Chiaramente dipenderà, caspiterina, dal brano che faccio, ok? Però se nel mio ordine mentale, nei brani che faccio, bene o male, ho quello schema lì, tengo quello schema, so che a tutto a destra ho il suono più scarico, il suono più clean, il suono magari per l'arpeggio, per il funk o quello che sia. Quindi definiamo un suono clean molto standard e molto generico. Chiaramente dipende qua dalla vostra esperienza con la macchina, cioè quanto conoscete i suoni che avete lì dentro e quanto li avete provati con la band fuori. Se è un clean che avete già testato e che sapete che va bene, pim boom, lo richiamate, ciao fini. Ok. Se invece non sapete cosa metterci, qua si aprono diversi ragionamenti. Uno dice, ok, io avevo un Fender, mi trovavo bene, prendo un profilo di un Fender, mi piace come suona, mi piacerà come suona, sicuramente funzionerà, non è detto, perché dipende da come è stato fatto il profilo, da che chitarra avete ora magari rispetto a prima, e da che tipo di efficacia che deve avere il vostro suono. Allora io, per inserire adesso il suono all'interno dello slot clean, perché in questo momento il suono che è l'ultimo suono che ho usato nell'ultima performance, ok, tieni in memoria quello. Quindi non faccio altro che su Rig Manager salire, entrare su My Profiler, i suoni ce li ho dentro, se no andate nella vostra libreria, e cercare un suono clean che mi piace. Se volete non fate altro che andare, vedete, su Gain, premere Gain, e con Gain avrete i suoni ordinati in ordine di gain, e chiaramente se hanno tutti quanti lo stesso gain vanno in ordine alfabetico, ok? Quindi questo è un sistema per trovare i clean. Poi se siete come me che vi piacciono i clean un po' sporchi, cerca, inizio a trovarli magari qua dentro dove c'è già un granino di distorsione, eccetera. Allora vi faccio sentire, già che ci siamo, un paio di clean che adopero. Ok, io questo qua è un clean che ho creato per fare, aspettate, okay. È un clean che ho creato, vedete, si chiama Chic, per fare appunto un suono funky, un po' ammodernato. Quindi mi sono fatto il mio suono alla Nile Rodgers, ok? Che non è quello di Nile Rodgers che usa il Fender, questo è quello. È quello che io apprezzo e ho voluto interpretare. Quindi scusate, non mi sono ripassato niente per farvi la diretta. Ah. Vado al manico. Ok, c'è anche del delay, sentite, c'è dell'ambiente, eccetera. Però magari non è questo il suono che mi interessava.
come clean. Quindi andiamo a cercare un clean super 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 generico. Poi avete la possibilità di scegliere i suoni preferiti. Io purtroppo ne ho una marea di preferiti perché ho messo la funzione auto favorite. In pratica la funzione auto favorite, eccolo qua, l'ho trovata, che è a pagina 3 di 18. Cosa fa? Ogni volta che toccacciate un suono o salvate un suono, ve lo mette tra i preferiti, perché il camper dice, ok, ci hai lavorato un attimo, probabilmente ti è piaciuto, e lo otteniamo tra i preferiti. Ho fatto un errore prima, vi ho fatto sentire i suoni col microfono aperto. Mi correggo, ve li faccio risentire, senza microfono. Cambio pick up. Bene, cose da studiare in quarantena. Questo suono abbiamo detto che non va bene, e quindi ho cercato, cercando Coach Clean, che è quello che adopero di solito. Ok, questo è decisamente meno aperto di quello di prima. E questo è un clean che io definisco multi proposta. Perché? Perché non è super speciale, però viene più o meno sempre fuori dal mix. Ok. Risponde bene alle varie posizioni, faccio sentire. Chiaro che i clean con la strato li adopero in quarta e quinta posizione, non mi metto ad adoperarli in altre posizioni. Ok, questo qui è un clean che a me interessa, che a me piace e che è già dotato, se andate a vedere in basso nella schermata, già di un po' di chorus, ma attenzione, se andiamo a vedere mix, è a zero, quindi è acceso, ma non sta funzionando. Perché? Perché io sono molto immediato nel lavoro dei suoni e mi interessa, diciamo, adopero per modificarli, non adopero la possibilità di inserire e togliere gli slot, ma decido prima due valenze che può avere un suono. Cioè, c'è un suono base, che è quando lo vado a pescare, e quando vado a ripremere il bottone del, in questo caso l'1, ok, entra in funzione il morphing e mi fa quello che mi interessa. Quindi supponiamo, in questo momento sto usando clean, dopodiché voglio che succeda questo, che mi entri il morphing, e se andiamo a vedere c'è anche un delay, che mi entri più delay. Sotto delay qua è un po', non è a tempo con il sync, però andiamo a lavorarci tra poco. Allora, cosa devo fare? Richiamo il suono originale un attimo. Ok, attenzione, cosa facciamo, come voglio lavorare in questo momento qua? Perché è inutile che ho 5 suoni e non adopero la possibilità di avere 2 suoni per ogni slot, perché questo lo posso fare, quindi posso avere 10 suoni più le variazioni degli stomp alla vecchia, diciamo, con il vecchio sistema. Allora, pulito per qualsiasi cosa. Ok, un po' di riverbero per tirarmi fuori da quello che è il, anzi, per mescolarmi meglio, scusatemi, alla band, per avere un po' più coda. Se io vi vado a spegnere il riverbero, si può spegnere qua, esatto. Ok, sparisce un po' troppo presto. Allungandolo, allungo tutte le code, quindi non sono esattamente percussivo, anche se faccio un arpeggino. Diversamente, con il riverbero spento, mi sa tanto di plasticoso, mentre se vado a ritmare a livello funky, tra virgolette, accendo il riverbero,
ecco che ho molto più respiro. Ah, tenete conto che c'è un altro trucchetto che adopero, spengo il riverbero, è quello di adoperare un delay in modalità slapback, cioè una ripetizione molto veloce, in questo caso è addirittura lenta, quindi tipo 26 millisecondi circa, un feedback leggero, un mix molto basso, e quindi dà questo effetto di enorme di prossimità. Se lo tolgo, sentite che perdo un po' di corpo. Lo aumento un po' di mix, perché adesso ho cambiato due parametri. Si allunga un attimino il suono e ricorda, secondo me, un po' la presenza dell'ampli nella stanza, che comunque va a far riecheggiare la chitarra anche nell'ambiente circostante. Aggiungo riverbero. Okay. Poi chiaro, avete i pulsantini che potete programmare anche per spegnerlo se volete riverbero. Bene, ho un compressore all'inizio, si vedono bene i dati, è un po' in piccolino, ma sì, dai, facciamo che si vede bene. Ho un compressore all'inizio che ho messo circa a 3 di intensità, quindi non particolarmente spinto, però quel che basta perché per farmi equilibrare un po' i pick up, no? Aspetta, vi faccio sentire la differenza. Ok, il mio, non so se si vede, il mio single coil centrale, siccome mi dà fastidio col plettro, è abbassato. Si sente che è un po' più scarico, però non è andato così lontano a livello di volume. E il compressore mi serve a fare quello, mi serve anche a limitare un po' i picchi, e a gestire, a far uscire meglio il suono. È vero, il clean, soprattutto con gli amplificatori, è molto bello senza compressore. Adesso credo che perderò un po' di volume se lo tolgo. Una marea. Ok, perdo una marea di volume, però ho molto più attacco a volte, senza, ho l'impressione di avere più attacco, perché c'è una botta di volume che arriva, è un'enorme distesa di suono, cioè la differenza tra il suono basso e il suono alto è enorme. Però poi a livello di sound finale non esco mai, o esco troppo e mi esce solo la parte finale della plettrata, e il resto sparisce. Quindi devo avvicinare questi parametri qua, il compressore mi permette di farlo. Ho fatto un tutorial per il compressore e ve l'ho scritto sotto poi in descrizione. Come usare, quale usare, se usare questo, se usare l'altro. Questo è un clean che a me non dispiace, ecco. Tra l'altro ho profilato io appena arrivato al camper con un paio di microfoni, insomma, alla buona. Andiamo a vedere come farlo diventare un doppio clean, cioè se la mia esigenza è, quando arrivo al clean, di trovarlo così, lo lascio così e come suono in morphing andrò a mettere magari suono per l'arpeggio. Viceversa, se mi interessa avere suono per l'arpeggio, appena scelgo il suono e una riserva di suono pulito tipo questo, lavorerò al contrario. Allora, l'unica cosa, ecco, per il morphing non ho un pulsante su Rig Manager, ok, e devo andarci a lavorare qua dentro. Premo Rig, vado sulla pagina Morphing, vedete, Morph Button, e in questo momento c'è anche un tutorial sul morphing, e in questo momento compare una sbarretta. Questa sbarrettina centrale che si intravede è vuota, vuol dire che il camper non ha nessuna variante, cioè il suono è così com'è. Allora attenzione, è probabile che se io lavoro su Rig Manager adesso non mi vada a prendere il mix il cambio di mix del chorus che vorrei applicare, ok, che non me lo registri in morphing, ho questo tipo di timore. Quindi vado dentro il chorus, andiamo a vedere. Ok, mi fa la variazione del mix, ma notate che non compare nessuna M vicino, mentre se vado a toccare con le mani la M compare. M sta per morphing, vuol dire che quel parametro è stato
morfinizzato. E lo ritrovo però questa cosa la ritrovo all'interno di Rig Manager. Se tornate a vedere la schermata di Rig Manager, è comparso il cerchietto intorno a Mix con i due estremi, ok? Rosso morphing disattivato, verde morphing attivato. Quindi ho una corsa che in questo momento va da il 10% col morphing spento a il 100% a morphing acceso. Aspetta, adesso qua si è completamente starato tutto. Non so spiegarvi bene questa cosa, l'interfaccia Morphing con Rig Manager non mi piace, cioè non sta funzionando bene. Allora, andiamo su. Ok, vado di nuovo su Rig, tolgo Morph Button, torno su Chorus e vado a zero. Perfetto. Me li ha presi o non me li ha presi? Non l'ha preso, ho toccato troppe cose. Ok, adesso l'ha preso. Per sicurezza salvo direttamente sul camper, faccio store, ok, intera performance e store. Chiama tutorial, store. Ci sono 100.000 store, 100.000 punti in cui fermarsi se abbiamo sbagliato qualcosa. Ora, adesso in morphing abbiamo il chorus. Senza morphing non ce l'abbiamo. Attenzione, abbiamo anche due parametri che spero si vedano sul, vediamo, controllo. Sì, si vedono. Rise time e fall time, che nel momento in cui schiaccio il pulsante del morphing, a meno che non adopero il morphing col pedale, quindi faccio un click e vado sull'effetto, un altro click sullo stesso pulsante attivo il morphing, attivo il morphing però con un rise time, cioè lo raggiungo in un secondo e me ne andrò in un altro secondo. A me questa cosa non interessa, mi interessa che sia iperveloce, e quindi metto a zero rise time e fall time. Pam pam. Clicco, puff, diventa subito nero. Tra l'altro la figata, non so se avete notato, adesso lo rimetto su il rise time a circa un paio di secondi, se io premo morph button, la lineetta si riempie nel tempo, cioè ci indica il tempo in cui raggiungo il rise time. Ok? E poi spengo in istantaneo. Un attimo che ci sono dei suoni che non devono esserci. Vado a spegnere. Ok. Ritorniamo a noi. Ok, questa cosa è abbastanza chiara. Allora, per il morphing, ripeto, non c'è, non so se c'è ancora un sistema effettivamente utile all'interno di Rig Manager. Usate o la pedaliera, già che ce l'avete, oppure usate il camper. Però le modifiche del morphing meglio farle sulla macchina. Ok, quindi in questo momento io ho un clean e con il morphing ho un clean con chorus. Però giustamente mi posso mettere su uno dei pulsantini programmabili del remote, mi posso tranquillamente piazzare un effetto. Tra l'altro è facilissimo, basta tenere premuto il pulsante del remote, tenere premuto l'effetto e automaticamente viene sincronizzato. Voglio aggiungere del delay, voglio cambiare completamente il delay che ho. Perché voglio arpeggiare. Allora controllo intanto se sono in morphing. Sì, perché c'è la linea nera. E vado a tirare su intanto il mix. Un po' di feedback. Più di mix. Ok, non sono contento, non mi basta. Ok, vado nel compressore e dico, guarda, voglio che ci sia più compressione quando premo il morphing. E voglio
anche un pizzichino più di volume, perché chiaramente aumentando la compressione alcuni picchi vengono schiacciati. Tra l'altro è entrato un po' di distorsione, quindi abbasso anche il gain. A questo punto dico, vabbè, voglio anche più riverbero perché voglio un super effetto, super figo, e vado ad aumentare anche la lunghezza del riverbero. Ok, non siamo ancora contenti perché l'arpeggio lo sto facendo col pick up al manico, voglio un pochino più di bassi. Bene, vado su EQ e dico ok, voglio più ciccione e con più medi. A questo punto però ho toccacciato veramente tante cose. Ok, potrei avere combinato un piccolo casino a livello di volumi. Torniamo nella nostra schermata base. Ok, aspetta che vi controllo qua su YouTube. Ok. Nella nostra schermata, scusate se non ho spinto il microfono per farvi sentire bene i suoni, ma se no perdevo un po' il filo del discorso. Allora, io sono collegato con Logic, vedete che c'è il quadratino lì in mezzo che prende. Ok, ho il mio equalizzatore che mi dice dove sto lavorando e che frequenze magari vengono di più, possono darmi fastidio, mi è utile per capire un po' lo spettro della chitarra. Ricordiamoci, la chitarra è colorata, non è un suono flat, non deve essere tutto dritto, deve esserci quello che serve a quel suono in quel momento. Però vediamo che il nostro picco, il nostro V-meter arriva al giallo e non sto picchiando, eh. Se picchio sono andato a toccare il rosso, in realtà il camper va al rosso un po' prima e quindi probabilmente ho un po' esagerato con il volume. Attenzione, c'è un volume per il morphing e un volume per il suono standard. In questo caso è probabile che anche il suono standard sia leggermente alto, quindi cosa faccio? Esco dalla funzione morphing, quindi è il generale, e nel considerare il suono generale vado a variare il volume del rig, che posso trovarlo qui, rig volume, che poi è lo stesso della manopolina che trovate in basso. E questo parametro qui, che è fuori dal morphing, posso tranquillamente andarlo a modificare all'interno di Rig Manager. Rig volume meno 2,2. Ah, sono curioso di vedere anche il volume di amplifier, che è 0. Di solito abbasso leggermente il volume di amplifier, ne entrerà un po' meno all'interno degli effetti, ma male non gli fa. E vado ad abbassare anche il rig volume di qualcosina. Ok, questa cosa, questo accorgimento ci permette di evitare dei picchi brutti all'interno del camper. Vi devo dire anche un'altra cosa. Sto dicendo tante cose, lo so, statemi attenti. In questo momento io ho raggiunto quasi lo zero con il clean. Zero vuol dire dopo di quello, dopo quel valore c'è distorsione, c'è fastidio, ci sono problemi. Quindi a questo punto, a meno che io non ho già altri suoni, già fatto altre tarature, per carità. Ok, adesso il nostro V-meter segna meno 4,2. Ok, un altro pizzichino in giù. Per farlo io quasi quasi vado ad abbassare il volume del compressore. Ah no, il volume del compressore non lo abbasso. E per il semplice fatto che, scusate, che mi definisce l'entrata nell'amplificatore, quindi il tipo di colore che poi quel po' di distorsione che entra in ballo mi dà. Allora cosa faccio? Vado di nuovo appunto su amplifier, beh, posso fare da rig manager, su amplifier di nuovo vado ad abbassare ulteriormente rig volume, su rig, scusate,
Adesso amplifier che ho spento accidentalmente, vado ad abbassare il volume dell'amplificatore. Quindi ho fatto il test con l'amplificatore spento. Ok, così è più contenuto. Allora, andiamo a resettare, andiamo a vedere. Meno 4,5. Se vado con l'humbucker, chiaro che vado più su. Sono uguale perché il compressore mi ha tagliato tutto. Quando porto avanti i ragionamenti ce li ho molto chiari in testa, ma posso trasmetterli magari troppo velocemente e vi può scivolare qualche passaggio. Quindi, riassumendo, cosa ho fatto? Ho creato una nuova performance, ho messo il mio nome e il nome della performance, tanto per partire. Parto da un primo slot, lo slot 1. Ho messo clean perché voglio un clean. Ho cercato un clean multiproposta, quindi non specifico per qualcosa in particolare, ma che mi salva un po' da tutte le cose, quindi che mi va bene un po' per tutto, e mi sono dato l'opzione di far diventare questo clean estremamente ambientale, ok, lavorando con il morphing su compressore, su modulazione, su delay e su riverbero. Quindi suono normale appena premo il tasto. Faccio senza microfono, però senza morphing e con morphing. Mi preparo già sulla pagina del morphing. Devo prepararmi il pedalino la prossima volta perché ne parlo sempre. Quindi, senza. Ecco. Ok? Quindi questo è un primo modo. Un'altra cosa importante, salvo store. Ok? Non ho fatto un controllo, ragazzi. Questo controllo è importante, devo capire, ho fatto anche un tutorial anche su questo. Devo capire come sto gestendo gli ingressi. Allora, io ho l'ingresso solitamente in lock, su browser però, non lavoro qua, quindi qua non lo so. Controllo, premo il tasto input sul camper e vado a controllare, caspita, non ho il lock sull'ingresso. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui, ogni volta che carico un suono, mi caricherà le impostazioni di ingresso di chi ha fatto il suono. E io non voglio questo, perché se ho la chitarra che spara più di chi ha fatto il suono, succedono dei casini, o troppo poco rispetto a chi. Quindi cosa faccio? Attenzione, premo il tasto lock e compare il lucchettino, e a questo punto vado a richiamare per sicurezza quelli che sono i preset per questa chitarra, che li trovo sulla manopola qua sulla destra, giro, e c'ho strato preset 1 che va in autoload perché l'ho predisposto, vi dimostro l'autoload, e i parametri rispetto a prima sono leggermente cambiati. Ho addirittura un noise gate inserito perché è il preset che ho fatto per suonare davanti al computer, e senza noise gate rientra un po' di rumore. Ok, quindi questa cosa per favore controllatela. Allora, le scelte sono due: o lock, c'è un video che parla dei tranelli del lock, o metto lock sempre, quindi quell'ingresso è strutturato per lavorare in quel modo lì, oppure devo controllare a ogni slot su cui lavoro i livelli di input, perché possono essere diversi per ogni slot. Il clean, il crunch, posso avere ingressi diversi. Va benissimo, è un'incredibile sfaccettatura, un'incredibile possibilità di variare, però è anche un'incredibile rottura di scatole, è un incredibile pericolo. Bene, togliamoci dalle scatole questo clean e andiamo ad inserire, come secondo effetto potremmo inserire un crunch. Ok, vedete che anche su Rig Manager si è spostato lo slot. Ok, e ci metto
che ne so, un ecco, magari ci metto un suono particolare di quelli con il delay programmabile a terzine, così andiamo anche a vedere una cosa che mi è stata chiesta in settimana. Allora, emetto, cambio il nome, faccio direttamente su Rig Manager. Ah no, prima devo pescare un suono, mi sa. No, basta accenderlo. Scusate. Ok. Basta accenderlo e scrivere CLN DLY, clean delay. Ragazzi, a parlare stasera so un fenomeno. Quindi vado su My Profiler a cercare dei suoni che ho predisposto con il delay. A suo tempo, appena mi arrivò il camper, mi sono messo a fare un po' di suoni. Uno dei suoni che mi piaceva, l'idea che avevo voglia di provare a fare, quindi è un suono che non prendo in mano da un secolo, è il suono usato su Run Like Hell, o comunque tre quarti di The Wall di Pink Floyd, quindi ok. Ok, faccio sentire senza microfono. Ok, sapete che non sono qua per spiegare a nessuno di voi come si suona, ma come suonare meglio con il camper. Ecco, facciamo finta che ci serva un effetto molto particolare di questo tipo nel secondo slot. A questo punto però mi è stato chiesto in settimana, quindi vado a toccare questo argomento che secondo me è estremamente utile. Mi dicono, sì, ma guarda che io ho dei problemi con il tap tempo, faccio dei gran casini, non so bene regolarmi. Attenzione, abbiamo su questo effetto il dual delay. Intanto, come funziona il tap? Il tap funziona se gli dico di funzionare. Cioè, all'interno del suono, all'interno del delay, gli dico se io devo sincronizzarmi con il tap o se devo avere semplicemente un delay predisposto prima a millisecondi. La cosa in realtà, una cosa non esclude l'altra, cioè io posso svincolarmi dal tap e scriverlo in millisecondi, magari trovo i millisecondi di qualche bel delay di qualche artista che mi piace e vado, faccio altro che togliere tempo sync e ho i millisecondi da programmare, vedete in basso a sinistra. Ok? Sono nella modalità giusta? Sì, perfetto. Mentre a me interessa il tempo sync, una parte a quarti, una parte a ottavi puntati, poi non so nemmeno se è giusto, mi piaceva così. C'è un parametro molto 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 importante all'interno del menu rig, ok? Che è, come potete vedere, c'è tempo enable, ok? Vuol dire che all'interno di questo rig i suoni sono gestiti dal tap o sono gestiti dal tempo di base che decido che abbia la canzone. Spiego ancora meglio. Ho messo tempo 110 bpm, vedete la manopola centrale, ok? Tempo, cioè devo attivare il cursore, non mi ricordo mai di farlo. La manopola centrale è a 110 bpm e c'è scritto tempo enable. Tolgo tempo enable, sparisce. Spariscono i BPM. Andiamo a vedere il delay cosa succede. Il delay ha ancora tempo sync. Vuol dire che il delay è ancora sincronizzato con il tap, ma l'effetto in generale non lo è. Non so bene l'utilità di questa doppia opzione. Attenzione, se io seleziono tempo 110 BPM, vuol dire che ho già deciso, quando richiamerò questo rig, me lo trovo già non. Vuol dire che sto bloccando il tempo
che sto facendo, scusate, che sto facendo sì che il tempo venga preso o dal tap, per forza di cose, o dall'effetto precedente. Infatti vedete che si è anche addirittura già spostato. Quindi rimetto 110. Adesso ve lo rispiego. Allora, lock tempo non lo usate, ecco. Lo usate solo se state lavorando alla vecchia, cioè se il tempo all'interno di uno slot deve essere, che date col tap, lo dovete traslare all'interno di un altro slot. Allora dovete mettere lock tempo. Tra l'altro, su performance, c'è un tempo base. Cioè la performance può partire con quel timing di base, volendo. Ma c'è nei parametri iniziali della performance. Quindi, ricapitolando. Se voglio programmarmi un delay con i millisecondi, devo togliere tempo sync e scrivere i millisecondi. In questo caso il tap non avrà nessuna non si attiverà mai e non andrà a modificare il nostro delay. Nel caso in cui però abilito tempo sync e abilito all'interno del menu rig anche lock tempo mi va a prendere il tempo del suono precedente. Cioè il tempo diventa bloccato lock per tutti. Ok? Questo è quanto. Allora, la taratura poi di un delay, ragazzi, è una cosa un po' lunghina da spiegare, perché dipende sempre da quello che dovete fare. E in questo caso, se avete la possibilità di ascoltare la stereofonia, c'ho gli ottavi puntati da una parte e i quarti dall'altra, quindi uno mi fa questa ripetuta e l'altra invece mi dà tutti quanti i quarti. L'effetto che ne esce è molto simpatico, io l'ho pannato alla grande perché mi divertiva. Per salvarlo, non lo salvate, vi chiedo di salvarlo se vi spostate di performance. Allora, per sicurezza, meglio salvarlo qui. Ok? Se notate, all'interno della performance, sulla destra, vi dice cosa state usando all'interno di vari slot. Anche qua ve lo dice che c'è the wall delay all'interno di clean delay. Clean delay sarà quello che vedete poi scritto veloce, è un rinominare il suono che avete, se no potete mettergli anche lo stesso nome, è che non lo prende in automatico. Ecco questo. Arriviamo allo slot 3. Lo slot 3 tipico, ci piazzo il crunch, quindi abilito slot 3, fiderina, troppo già è programmato per un'altra cosa, non va bene. Oh, questo qua. Ok. Questo qua gli abbassiamo un po' il gain, tanto per darvi un po' più idea di crunch. Cosa notiamo subito di questo effetto qua? Che rispetto agli altri non ha un tubo di volume. Andiamo a vederlo nell'altra pagina. Sono bassissimo, vado a resettare un attimo il V-meter su Logic. Sono a meno 7 e 9. Non ho... Ecco, importante. Se ho tarato i suoni, gli altri suoni che erano circa a meno 4 dB, eccetera, e questo è a meno 7, 4 dB sotto, se mi dà la percezione di avere metà volume. Quindi gli devo dare un po' di coraggio. Che figata, Francesco, cosa hai fatto? Ho alzato il volume. Niente di più. Ok, allora, senza microfono vi faccio sentire la differenza di volume. Mi attivo Rig Manager, che sono più rapido. Occhio. Allora, prima... una cosa interessante. Su Rig Manager, se cliccate il tasto destro su una manopola, vi dice
revert parameter parameter to default, riporta il parametro al default, oppure riporta il parametro al valore salvato. Ok, al valore salvato prima era meno 5,8, poi l'ho portato a meno 1,8. Quindi, meno 5,8 e poi meno 1,8. Ok, quindi abbiamo, sembra abbiamo cambiato suono, in realtà abbiamo semplicemente portato il suono dove deve stare. A questo punto mi devo chiedere, è questa la quantità ad esempio di bassi che voglio da questo suono? Pick up al ponte e manico. Tanto questo è un suono che io ho lavorato per essere utilizzato proprio con questo pickup, ok? Per fare cose di questo tipo. Prendo un plettro più duro, ragazzi. Ok, tra l'altro avrebbe un pelino più di distorsione. Ok, così mi piace di più. Tra l'altro c'è anche un green screen inserito su questo suono qui. Perché me lo sono preparato, lo conosco e secondo me, boh, in questa performance mi va bene. Però attenzione. Secondo me abbiamo detto che aveva troppa distorsione, perché nella canzone che stiamo facendo non devo fare... ma devo fare accordi. Quindi passo da una all'altra modalità. Abbasso il gain. Mi piace di più un suono così, mi serve un suono un po' di più di questo tipo. Ok, a questo punto lo salvo. Perché comunque avete capito che mi serve essere sempre pronto a degli errori. Se non voglio fare errori, meglio salvare a mano che decido le cose. Poi, con l'humbucker come suonerà? Tolgo il green screen. A questo punto, se voglio, posso lavorare di morphing anche col green screen. Certo, lo posso inserire e togliere nella pedaliera, però posso lavorare di morphi anche con il green screen. Se so che mi devo gestire con due pick up, avere due suoni dignitosi in entrambi i casi, lo tengo alla misura 72%, si vede poco col telefono, scusatemi, guardate, è 72% in questo momento per essere usato col pick up al manico, però col ponte fa schifo, ponte humbucker, eh? Non è assolutamente bello, viene schiacciato troppo. Quindi o vado a variare i parametri, oppure lo vado a togliere, perché effettivamente senza era effettivamente carino. Quindi rig, morphing, entro nel pedale, sempre usando il camper perché sennò faccio casino. Vedete che compare la linea del morphing. E cavolo, adesso è interessante. Vi faccio sentire i due pick up con le due variabili, ok? Tra l'altro prende una cattiveria inaudita togliendo il green screen, anche col pick up al manico. Allora, attenzione, la cosa che non ho controllato è rise time e fall time. Via, diretto, mi serve immediato, quindi sempre controllare questo parametro se non avete il pedale con cui gestite il morphing. Store, store, store. E ho creato
il mio crunch, poi potete cambiare quello che volete. Attenzione, un altro piccolo dettaglio. Ho lavorato, questo suono qua io lo utilizzavo già per altre cose, e l'ho un po' lavorato, tra l'altro è salvato come Brit, e invece l'ho fatto io. Vabbè, all'inizio faceva dei casini il camper in profilazione, ti metteva il nome dell'autore della rig da cui partivi per fare la profilazione. Lasciamo perdere. Ho fatto un po' di variabili e un po' di mi sono creato un po' di varianti rispetto al suono originale all'interno di amplifier, ma anche usando l'equalizzatore e andando a scaricarlo un po' sulle basse, a tirar fuori un po' i 200 Hz, 190 Hz circa, e tirando su i 1800. Ci sono delle frequenze che con bass, treble, mid, presence, eccetera, non ho. E a volte quelle frequenze lì sono interessanti da adoperare. In questo caso allora ho usato sullo slot X l'equalizzatore. Scusate, ve lo faccio vedere. Che scemo. Ce l'avevo tutto qua a portata di mano. Ok, lo vedete sotto, molto bene. Okay, torno nella schermata. E quindi vedete che ho tagliato un po' i bassi, ho aggiunto questo 190, che tra poco adesso vi faccio sentire cosa fanno, e poi ho aumentato anche tutta una serie di altre frequenze, tagliando un po' con high cut, tagliando una serie di frequenze che si liberavano troppo, perché questo pickup in questa chitarra è particolarmente brillante. Allora, attenzione, intanto tolgo il morphing, così vi faccio sentire il motivo dell'utilizzo dell'equalizzatore con e senza EQ, ok? Prima con, poi senza. Sentite che si è scaricato di volume, probabilmente perché l'EQ a quanto pare no, aveva zero di volume, però quelle due frequenze gli cambiano completamente la faccia. Avete sentito quanto si è svuotato? Ve lo faccio risentire. A prima parto senza e poi ci metto le Q, ok? Sentite che ha preso un po' di note in faccia, un po' di muso, un po' di cattiveria, ok? Questa è data dai 200 Hz che ho aggiunto con un Q di 2, cioè un Q non troppo stretto ma non troppo largo. Ve lo esagero per farvi sentire cosa fanno questi 190 Hz. Li tolgo. Li ho tolti tutti completamente. Adesso riporto al valore, quindi riporta il parametro al valore memorizzato. Faccio il confronto mettendolo a 0, quindi 0 prima e poi il valore memorizzato. Sentite che arrivano dei bassi non fastidiosi ma molto utili, che danno imponenza al suono. Perché poi i 1836, ok, tenete conto che io non è che trovo le frequenze col computer, sì, a volte sì, ma girando le manopole finché sento la frequenza che mi interessa. Cosa faccio? La esagero, mid 2 gain al massimo, e poi suono e muovo mid 2 frequency cercando quello che mi piace. Attenzione! In questo caso il Q, me lo mostro anche qua, il Q di mid 2 frequency è molto basso, vuol dire che c'è una curva molto ampia. Vuol dire che ho preso quella frequenza e ho fatto crescere la chitarra tutta attorno a quella frequenza, ma in modo molto largo. Questa cosa, adesso magari ve la mostro anche sulle Q, questa cosa qui crea un aumento del volume, ma praticamente togliendo bassi e alti,
ok? Andando a tirar fuori più la parte media della chitarra. Adesso l'ho esagerata, sarà un casino. Guardate, vi attivo un attimo l'equalizzatore con l'analizzatore. Guardate. Vedete che è quasi livellato, diciamo. Vado a togliere, mamma che difficile. Vado a togliere questa frequenza, la metto a zero, vediamo cosa succede. Oh, la chitarra carica sulle basse, il resto è sparito. Io qui l'avevo messo a 3 dB, cioè non tanta roba. Però vedete che già rispetto a prima quella cristina si è un attimino fatta vedere, quindi è salito un po' la parte della corda della chitarra. A me onestamente così non dispiace. Lo usavo con più distorsione, vi ricordo, questo suono lo stiamo cambiando per lavorare con voi. Quindi ho fatto un lavoro per cui quando con il remoto vado a cliccare trovo questo suono, che poi devo andare a mettere il pick up al ponte e allora uso le opzioni. Ci siamo fino adesso? Va bene? Siete ancora vivi? Sì, Claudino, ti ho mostrato che con rise time e fall time vai a portare a zero il momento di latenza, che è un ritardo programmato. Loro l'hanno fatto per che motivo? Il rise time e fall time è figo perché se io metto un rise time ad esempio lungo e un fall time lungo, perché mi serve fare una figata di questo tipo? Adesso si è l'inquadratura sempre peggio. Ok, allora adesso vedrete la lineetta che si riempie, man mano che si riempie aumenta il gain perché ho fatto questa modifica veloce. Ok, piuttosto divertente. Ovviamente arriva in un ritardo terribile la schermata del telefono, pazienza. E adesso facciamo il contrario, cioè dal suono con il morphing torno al suono normale, perché magari da distorto passo a circa un clean, no? Quindi magari chiudo una parte di un brano col distorto che poi si riversa su un arpeggio, ad esempio. Così, per dire, mettiamo che è una cosa che ci serve davvero e la salviamo. Niente di più. Store, è finito. Torno su Rig Manager e vi restituisco la schermata di Rig Manager anche a voi. Perfetto. Andiamo sulla quarta slot e andiamo a inserire un lead, ma non solo, cioè un suono che abbia una discreta quantità di distorsione per fare magari degli strumentali, per essere più ciccione. E lo sto facendo con voi, non volevo farvi trovare una performance pronta, quindi Ambro, ok. Anche questo suono si ritrova ad avere poco volume. Io dovete sapere che ho portato, per non avere problemi di clip, ho portato i miei volumi più o meno tutti quanti. Questo è un suono che uso e questo è un suono che uso in Rhythmica Lead. E arriva a meno 7. Ok, in modo tale da avere un buon margine per il solo e anche un buon margine per alcuni clean che mi interessa che usandoli magari senza compressore che escano di più. Però ripeto, è una scelta che poi potete fare piano piano, l'importante è che nessuno superi lo zero. Mi tutelo un po' stando un po' più indietro, quindi questo ha bisogno di un po' più volume perché dobbiamo arrivare attorno ai meno 4, meno 5.
Quindi la paginetta con i volumi anche per voi, ecco qua. Rig Manager, per andare a alzare il volume mi servirebbero due mani in più. Ah, rig volume, questo qua è già variato, quindi lo vado a toccare, non lo vado a toccare il suo rig manager, ma lo vado a toccare qui. Molto divertente, ve lo faccio sentire senza microfono. Allora, è un suono lead, è un suono di ritmica lead per fare qualcosa di pesante, o comunque che abbia una chitarra molto distorta sotto, però che non rompa le scatole. Infatti sentite che è molto molto a posto, non è particolarmente ciccione, né troppo aperto, ed è abbastanza equilibrato. Non lo uso con questa chitarra, lo uso con un'altra vintage, però versione Les Paul, molto molto carina. E che non ha questo sound, un sound un po' più cremoso, e questa è più spigolosetta. Chiusa parentesi. Allora, voglio un lead in questa posizione. E nella parte di lead, spesso e volentieri, mi ritrovo con i grossi punti di domanda. Non di lead nel senso di solo, ma nel senso con questo tipo di distorsioni qua. Perché hanno la piacevole funzione di riempire tanto. Quando riempio tanto vuol dire che sto invadendo spazi di frequenze di altri membri della band. Ok, mentre il crunch di prima era bello, era morbido, era aperto, ma lavorava su una serie di cose. Questo ha di tutto, a bassi, medi, alti, che tutto. Se andiamo a vedere l'equalizzatore, e in più è più costante, ok? Mentre il crunch appare, poi si sgonfia di frequenza, perché il momento in cui vado a mettere in overdrive un suono, vado a moltiplicare frequenze, a far nascere tutta una serie di frequenze pari, dovute alla distorsione appunto. Quindi oltre alle frequenze che metto io si creano, e mi dà questo suono molto, mi piace molto, si mettono a fianco delle frequenze che sto dando io con lo strumento, se ne mettono molte 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 altre, mentre con il distorto di questo livello se ne mettono ancora di più. Quindi inizio a avere, se la chitarra portava su dei picchi di frequenza così, con la distorsione ne porta qualcuno in più, con l'overdrive e con il crunch di prima, col distorto ne porta tantissimi. Quindi ho un muro. Io qua ho già tolto della roba, l'ho tolta con le Q, ok? Sia con le Q del suono, sia con le Q in quarta, sullo slot X. Andiamo a vedere cosa ho fatto sullo slot X. Aspetta, ho sbagliato schermata. Sullo slot X troviamo che ho tagliato 60 Hz, ok? Ho tagliato ulteriormente i bassi tirando giù di un dB e mezzo tutto quello che c'è sotto gli 88 Hz, ok? Quindi i bassi davvero ciccioni. Poi ho cercato i 120 Hz, che non mi ricordo più in che nota mi davano fastidio, e con un Q abbastanza stretto, vuol dire con una campana, ho scelto una frequenza e quello che c'è attorno a quella frequenza l'ho ribaltato in giù di 2 dB, non tantissimo neanche quello. Per quanto riguarda i 448 Hz, che diciamo creano presenza nel suono, ma creano anche invadenza, li ho tolti anche lì 2 dB, 2 dB e mezzo. All'inizio ne avevo tolti molti di più, poi piano piano lavorandoci, eccetera. Dopodiché, dal kilohertz in poi, su high gain, ho fatto sì che tutto andasse su di circa 1 dB e 8, quasi 2 dB. Quindi ho rinfrescato il sound perché mi serviva più scarico sotto e un po' più fresco sopra. Differenza con e senza EQ, prima senza e poi con.
Ora magari non avete notato tante cose, dipende come state ascoltando, però senza IQ è più grosso, un po' più scuro, ok, e più cattivo perché ci sono quei 400 Hz che spingono un po' più avanti la chitarra. Con l'EQ invece è più fresco, quindi si sente comunque la parte di distorsione, meno gonfio sotto, quindi do meno fastidio, do meno pancia, se ci sono dei sub faccio un casino terribile. E poi c'è il basso che deve fare il basso, non è la chitarra che deve fare il basso, quindi la mia chitarra uscirà un po' più chiara. E i 400 Hz vengono tolti perché non devo essere invadente. Allora, prima senza, scusate, e poi con. Ok, adesso che ve l'ho spiegato meglio, probabilmente avrete intuito meglio questi cambi. A questo punto, in questa posizione qua, io mi ritrovo spesso a fare una scelta, che ho già spiegato altre volte, ma ve la rispiego. E capita spesso di fare degli strumentali con questo tipo di sound, almeno per quanto mi riguarda, e mi interessa con questo tipo di sound essere particolarmente presente, ok? E però quando canta il cantante o la cantante, io non posso rompere le scatole, ok? Sono un chitarrista e sono nato per rompere le scatole, ma non posso. Quindi cosa faccio? Dovrei cambiare suono, ma in realtà non serve cambiare suono. Basta o abbassare un po' il volume o andare a togliere ulteriormente alcune frequenze che possono dar fastidio al cantato. Allora, in questo caso, io direi lavoriamo per un attimo su entrambe le cose. Quindi entro nell'effetto e ho il mio sound perfetto per fare la parte strumentale, al volume giusto, eccetera. Dopodiché, col morphing, so che vi sto facendo una testa tanta con il morphing, però io lo trovo utilissimo perché mi raddoppia i suoni senza fare più di tanta fatica. Se ho un po' di testa, mi organizzo bene, ho delle grandi cose. Con il morphing cosa creo? Questo suono tra l'altro è già stato morfinizzato. Se vi capita appunto di avere un suono che in browser avete già usato con il morphing, andate sulla schermata rig setting pagina 5 di 6 e fate clear all. Tutto il morphing precedente se ne va e adesso posso lavorare in modo nuovo. Quindi prima il suono mi andava bene così, adesso la cantante inizierà a cantare, io ripremo il mio pulsante di volume. Aspettate che mi ha preso la parte in morphing, ho fatto una stronzata. Allora, questa cosa qua in realtà è utile per se voglio invertire il processo, cioè se ho un suono che ha il morphing e mi piace la parte del morphing e la voglio quando vado a selezionarlo col pedale, e vado in morphing, faccio clear all, mi rimane memorizzato il morphing come effetto base, poi dovrò fare dei cambi per di nuovo, quindi non mi va bene, richiamo l'effetto normale di prima. Ok, perfetto, entro in rig, faccio clear all, bene. Allora, di base avevamo detto che volevamo più suono, bene, e poi lo volevo abbassare con il morphing, appunto, lo volevo abbassare per quando canta la cantante, quindi... lo abbasso un pochettino e devo pensare a cosa succede quando canta la cantante o il cantante, ok? A seconda del genere che faccio, il cantante usa delle frequenze. Faccio growl, allora ci saranno dei medi, dei bassi e alcuni alti per far sentire le parti di growl. È un cantante che canta medio, medio-basso, comunque le frequenze del naso fanno capire le cose che dice. Se io chiudo tutto non si capisce niente, quindi c'è sempre una componente medio alta, parliamo dai
2 ai 5 almeno kilohertz che servono al cantante per far capire quello che dice, che faccio un genere o che faccio un altro. E, di conseguenza è probabile che un suono di questo tipo in quel reparto lì possa dar fastidio, ok? Quindi a questo punto cosa faccio? Vado sull'EQ normale, tiro via col morphing acceso, sapete che lo faccio sul camper, tiro via un po' di presenza, un po' di alti, e onestamente recupero un po' di bassi. Perché? Perché abbassando il volume ho perso anche personalità e divento troppo fino, quindi devo stare su dietro, è la parte sopra che dà fastidio, ok? Facciamo che così va bene, perché se no non finiamo più. Salvo l'intera performance, tutto quanto, tutorial, ta 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 ta. Quindi, che cos'ho? Vado su rig, arrivo nella canzone, l'intro della canzone, chitarrone, eccetera, e poi canta la cantante, o il cantante, o chi che sia. Vi faccio sentire le due cose. Quindi, intro prima, e poi... Forse è un po' troppo basso, gli recupero un pelino di volume. Veramente troppo basso. Sentite la differenza. Ecco, volendo un pelino più di alti, di presenza nel morphi lo terrei. Perché sennò veramente sparisce, come dice un mio amico, la croccantezza del suono. E onestamente ho recuperato un po' troppi bassi. Quindi vado a toglierli. Anzi, li lascio dove erano. In caso potrei anche lavorare all'interno dei parametri del suono andando a sparare su definition, andando a utilizzare definition e andando a limitarlo un po', così da questo sound passo a... Anzi, quasi quasi, più che definition, meglio usare clarity. È che è già bassino. Ascoltate allora cosa abbiamo combinato. Senza pulsante morphing, quindi effetto normale, poi con morphing premuto. Allora, per esperienza, il Clarity ci ha messo il suono particolarmente scuro. Quindi a questo punto cosa faccio? Abbasso le frequenze dell'equalizzatore, la parte alta, e sfoggio un po' più di Clarity. Quindi la chitarra diventa più precisa, ma meno tagliente. Attenti. Allora, prima suono normale, poi col morphing. Sì, così va bene. In realtà l'impressione è che perdo un po' di distorsione perché non sento più troppe frequenze, quindi poi qualche taratturina di fino, ok, mi metto anche a farla, ma appena appena. Devo capire... quanto uscire, quanto... ma queste cose qua le potete fare alle prove, ad esempio, oppure con un altro sistema che vi spiego tra poco. Quindi normale col morphing.
Così non è male, soprattutto se avete una, purtroppo, autogestione. Intanto salvo. Un'autogestione del sound della band. Se non c'è un fonico fuori, voi dovete portare avanti il lavoro. E se vi capita un fonico, dovete dirgli: guarda, io faccio così. O se quando non canta la cantante senti tanta chitarra, è fatto perché ci sia tanta chitarra. Quando canterà la cantante, io mi abbasso da solo. Ok? Diteglielo al fonico che avete questo sistema avanzato. Perché così, uno, gli prendono meno i coccoloni quando vi sente tutta chitarra dappertutto, e due, gli date la possibilità di seguire di più degli strumenti. Ad esempio, nel mio caso, la tastiera fa molte bizze, perché avendo suoni molti, molto diversi, compare e scompare a seconda del tipo di impianto, del tipo di equalizzazione che gli viene data, mentre con la chitarra so che più o meno riesco ad essere gestibile, soprattutto perché il problema che avremo e che avrete quando torneremo a suonare, che abbiamo avuto, è che appunto nelle parti in cui si deve sentire il cantante o la cantante diamo fastidio, siamo dappertutto con le nostre frequenze. Di conseguenza dobbiamo essere più furbi, dobbiamo essere organizzati, comparire quando serviamo, nel momento lì quando canta si deve sentire quello che fa e non dobbiamo dar fastidio. Chiusa parentesi. Ok, aspetta che non vi ho più guardato in chat. Allora, perché uso l'equalizzatore, scusate, l'analizzatore in questo momento? Uno, per essere più veloce a spiegarvi alcune cose, ok? Due, perché mi dà la possibilità, nel momento in cui sono collegato al programma, quindi a Logic, di trovare più in fretta la frequenza. Ti faccio un esempio e lo attivo, ok? Disattivo l'equalizzatore che ho sul camper, vado su questo, ok, caspita, mi tolgo il morphing, ok, e supponiamo che devo cercare, c'è una frequenza in questo momento che, vedete? Quando vado in re, sta frequenza è enorme. Vado in cerca, vedi, quelle Q e quelle Q, vado in corrispondenza e me la trovo subito, che è circa 140-150. Vediamo, io faccio di solito una cromatica in palm muting per vedere sulle distorsioni quanto sono, scusate il termine ciccione, ma un termine detto in modo bello, nel senso che ho tanta roba sotto, ok? Quindi faccio una cromatica e vado a vedere, spengo così. Ora, che sia la chitarra o che sia il suono, a mano che andavo su, prima ero grosso, e a mano che andavo su ho iniziato tra i 100 e i 150 Hz a avere sta montagna di roba, tra i 100 e i 200. Ok, quindi facciamo che decido di limitare un po' i danni portando indietro una frequenza circa a metà strada, 120, 130 Hz, poi si può lavorare un po' di fino, ok? La tengo non particolarmente stretta, ma neanche non particolarmente larga. E andiamo a rifare la cromatica. L'analizzatore adesso lo metto in post, quindi post e Q, così vediamo se abbiamo degli abbassamenti. Allora, arrivando su, è anche la corda che mi dà quelle frequenze. Ho tolto tantissima ciccia, forse ne ho tolta troppa, ok? Quindi cosa faccio? Ci ragiono un attimo, vado a stringere, magari la vado a spostare appena appena più su, quindi vado a prendere un po' di quella punta che mi stava dando fastidio. Riprovo. We'll be right back.
faccio con e senza EQ. Allora, mi viene in mente una parola, intanto resetto questa frequenza. La parola è moderato. ho l'impressione di avere un suono più moderato. E moderato è bene, moderato è male, lo dovete decidere voi quando organizzate. Fare un piccolo tutorial sulla gestione degli equilibri della band. Scusate, non guardo mai in camera, sono vergognoso. Equalizzatore è sempre un bel casino. No, non è un casino l'EQ. L'EQ è quello che vi salva le chiappe sempre e comunque. Se sapete quello che vi serve, l'EQ ve lo può dare. Chiaro che dovete avere un suono bello di base, una buona mano, tante altre cose. Ma l'EQ è il finalizzatore. Usarlo male è un casino, usarlo, non usarlo può essere ancora peggio. Tenete conto che tutti i suoni che ascoltate dei dischi sono presi da microfoni e passati per un banco e girati un po', girate un po' di manovelle del caro e buon mixer. Ok, quindi il modo che ha di colorarsi un suono è dovuto parecchio anche al tipo di equalizzazione che do. Cioè, con e senza EQ, questo suono qua cambia tanto, eh. Capito? Però devo sapere quello che serve, devo sapere quello che può dar fastidio e devo sapere dove andare a parare. La figura del fonico in una band è molto importante e la figura dell'amico mio fa il fonico, aspetta che te lo chiamo, è un po' meno importante. E poi bisogna avere un fonico in grado di capire la direzione che volete prendere. Lavorare con un proprio fonico è l'arma vincente sempre. O farsi aiutare ancora meglio. Io ho formato una band nuova l'anno scorso, anzi quasi 2 anni fa ormai, e per creare il sound della band abbiamo registrato le parti in saletta con mixer digitale. Ok, fortunatamente collegandoci al computer si ha la possibilità di creare un multitraccia. A parte batteria e basso eccetera, chitarra e tastiere, abbiamo lavorato su quella registrazione per trovare il modo di unirle in modo elegante. E partendo, avendo i suoni digitali, e partendo appunto dall'equalizzatore, ad esempio, di Logic, ho visto dove andava ritoccato e l'ho riportato sull'equalizzatore del Camper. Io ho sempre uno slot dedicato all'EQ, perché se il suono va bene, se l'equilibrio va bene, se va tutto bene, ok, a meno di alcuni... alcuni accorgimenti, che ne so, riverberi troppo presenti, eccetera. L'EQ mi sistema in due cose veramente tutto. Tra i miei tutorial c'è un tutorial che parla dell'equalizzazione e della risposta in frequenza e di quanto un cambio di soli 3 dB in giro per lo spettro di un suono può modificare in modo enorme il sound di uno strumento. In quel caso era una chitarra, in ogni caso. Bene. Ho gridato tanto, scusate, caspita, ma sono sempre in distorsione io quando parlo, ditemelo, no? Allora, l'altra cosa, ci manca il lead, il lead nel senso di lead solo. Allora, prima di andare a fare casini, memorizziamo, ok, vado dentro a performance, My Profiler, quinto slot, a solo. Allora ragazzi, il suono del solo è piuttosto singolare, ok? È molto più caratteristico il suono del solo che non tutto il resto, a parte il fatto che in una band tutti noi per 3/4 della vita siamo chitarristi ritmici, però quando vogliamo fare il solo vogliamo distinguerci. Quindi dobbiamo capire intanto la pasta dei 4 suoni che abbiamo usato finora. Allora andiamo a sentire, vi faccio sentire i suoni che abbiamo messo fino adesso, ok? Perché è importante essere coerenti a livello sonoro.
Sì, io ho un suono clean estremamente aperto. Il distorsione, un crunch estremamente chiuso, il lead estremamente largo. Dobbiamo capire se questa cosa ha senso o se questa cosa va scolpita in modo uniforme nei vari suoni. Allora, riattivo. Ah, c'è già le Q, perfetto. Allora, passo in rassegna clean, tanto lo vedete poi dal display. Clean con il delay, crunch e lead. Vediamo un po'. Intanto i volumi, perché devo ancora confrontarli tra di loro. E poi vediamo anche i sound. Allora, direi che il clean ha bisogno di un po' più di volume, quindi vado su rig volume, che poi il clean era quello più tirato, tra l'altro, che avevo abbassato un po' di più, e vado a dargli un po' più di coraggio. Ok, memorizzo. Che cavolo, si spegne. Ma questo possiamo abbassarlo. Rig. Quindi clean. Delay. È anche vero che il suono col delay è un suono che magari deve essere più avanti per la parte. Okay, poi c'è il crunch. Lo confronto col clean. Addirittura il clean con le alte mi dà l'impressione di essere un po' più presente, quindi lo ritiro leggermente indietro. Poi vado sul lead e lo confronto col crunch. Allora, a questo punto compare, scusate la performance chitarristica oscena, a questo punto mi compare un dubbio, cioè, magari vado a guardare il V-meter e vedo che ne so, i volumi sono effettivamente come mi sembra di percepirli, cioè che il crunch sia più alto del lead. E dico, ok, faccio guadagnare qualche punto al lead. Però il lead ha tante frequenze in alto, dai 2-3 kHz in poi è pieno di roba. E questa cosa, le frequenze acute, aiutano molto i suoni a uscire e a farsi sentire. Quindi devo capire, a questo punto, durante le prove o in un live, se questo suono effettivamente esce troppo o esce troppo poco. Questa cosa va capita, ascoltando. Oppure mi metto sotto la base del brano X e provo a suonare la chitarra portando il volume della chitarra sempre più in giù. All'interno di Logic, non toccate il camper. Vedere fino a che punto è intellegibile il mio sound. Perché devo fare ritmica, non devo fare solo. È facile far sì che un suono di chitarra sembri super figo, sei esageratamente sopra il livello necessario. Deve essere dentro alla band, dentro al mix. Uscire dal mix è importante, ma starci dentro in modo elegante è ancora più importante. Quindi ho un dubbio sul volume del lead, però è una cosa che vorrei chiarire alle prove. Come sound, l'unica cosa è che il crunch è molto medioso. Effettivamente il lead è parecchio scarico. Quindi li vado a recuperare, ammesso che si stia facendo qualcosa di intelligente, un po' dei medi che avevo tolto direttamente dall'EQ, quello tradizionale. Ok, sentiamo di nuovo se sono coerenti tra loro.
Adesso tirando su quella porzione di medi, il lead è venuto avantissimo, quindi posso tirarmelo un po' indietro di volume. Ok, appena appena un po' indietro. A volte è veramente questione di pochissimi dB. Scusate che mi dimentico di spegnere il microfono e magari qualche sfumatura vi sfugge. Veramente. Ah, scusate. Vado su My Profiler. Se faccio The Final Countdown, ad esempio, ho un suono tutto particolare. Mi serve estremamente particolare, ok? Vi faccio sentire quello che uso io come solo, anche se Bad Cat. Io ero in fissa col Bad Cat, ok? Un ampli che avevo provato quando ancora avevo gli ampli normali e che mi piaceva il fatto che era schifosamente medioso, e di conseguenza ho deciso che volevo quella mediosità in solo. Perché? Perché i medi ti fanno uscire, i medi ti fanno venire davanti, e un solo per far sentire le corde e tutto il resto mi piace che si senta quella frequenza lì. Un suono troppo scavato va... No, questa è stata una prova. Teniamo questo. Questo è quello che usi live, ma di solito non faccio gli soli con questa, li faccio con un'altra che è un pochettino, un po' più carattere. Allora, il suono del solo è il momento in cui voi uscite allo scoperto e vi fate sentire. È importante in quel momento lì che voi siate imponenti. E l'imponenza si gestisce con gli effetti ambiente, con un'equalizzazione intelligente, ma anche con l'ambiente. Allora vado su questo suono, che ripeto, può essere discutibile, è un suono che io utilizzo il tap a seconda del brano per farlo uscire. Ci faccio un paio di soli, poi a seconda del genere cambio tipo di sound, però tanto per darvi un'idea, insomma, di uno dei potenziali soli, suoni di solo. Questo è il suono così com'è. Col Lumbacker. Aspetta, ma uso sta roba qua io. Allora, intanto notiamo una presenza di frequenze acute abbastanza evidente, cioè c'è un bzzz costante e una presenza di medio-bassi importante. Toglio questo. Sentite che bzzz. Ok, perché tenerlo troppo chiuso mi... Ripeto, non è stato fatto con questa chitarra. Tenerlo troppo chiuso mi va a impedire un po' l'intelligibilità del solo. Ok, alzare il volume, ma devo anche creare un suono adatto a andare davanti agli strumenti e essere bello. Spesso e volentieri capitava che nei soli, alzandosi di volume, usciva la parte media, non usciva la parte alta, quindi l'ho un po' aperto in alto. Ho evitato, mi sembra, alcune frequenze basse. Non è particolarmente ciccione questo suono qui, perché voglio evitare di gonfiare inutilmente i sub quando vado... Ok, perché la coerenza del suono deve rimanere, cioè io devo uscire, non devo invadere e rompere le scatole a tutti. Ok, non sono un chitarrista che fa il concerto da chitarrista, sono un chitarrista che fa il concerto con la band. Ok? E quindi devo uscire a modo mio. Però senza ambienti veramente sto suono non vuol dire niente. Rimettiamoci gli ambienti. Ci metto il delay, anzi ci metto il riverbero prima. Allora, ho messo senza microfono. Ho messo un riverbero da circa un secondo, una room addirittura, cioè una hall effetto room,
come dimensione, e neanche particolarmente fresco. Ok, e questo mi serve per dare profondità alla chitarra. Ok, prima avevo un suono chiaro, forse anche carino, dipende dai gusti, però ero senza profondità. Io quando esco in solo non devo essere una righina in mezzo al suono, devo essere una figura e quindi devo dare tridimensionalità. Prima cosa è il riverbero. È anche vero che tanti chitarristi non usano il riverbero nei soli perché magari sono particolarmente bravi o vanno particolarmente veloci, il riverbero impasterebbe tutto. Ok, ma se devo fare un... faccio sentire con e senza riverbero. Cambia un po' come si presenta la nota e come e anche l'atmosfera che voglio creare. Il delay fa il resto. Il delay è pericoloso, ma è quello che permette a quello che faccio di essere di lavorare come una melodia, soprattutto su una solo lento, ok? In questo caso ho messo, a parte che c'è un feedback enorme, però credetemi, sparisce in mezzo alla band, sparisce tutto quello che ci metto. Ho messo un quarto e un quarto puntato, quindi io ho uno che conta in 4 e uno che conta in 3 praticamente. Cosa vuol dire questo? Non ho le ripetizioni costanti ma sfalsate, e questo mi crea una continua spinta di quello che rimane del suono per rimanere a galla, per creare uno sfondo a quello che faccio, uno sfondo che mi faccio io, tra l'altro. Io non ho un altro chitarrista nella mia band, meglio adesso ce l'ho, ma prima non ce l'ho, era un po' vuotino, ok? Ah. È tantissimo, mi rendo conto che è tantissimo ambiente, ok? E soprattutto che sto facendo schifo. Ma ho tantissimo ambiente su questo suono. Però dovete testare la quantità di ambiente, ragazzi. Cioè, dovete capire se è sufficiente. Sembra tanto, ma credetemi che così l'ambiente c'è. Quando suono un po' di delay, si sente un po' di coda. Se no, veramente sembro piccolino e non sembro importante. Vi potete rendere conto se ascoltate qualche concerto anche di Vasco con Bars. Bars, quando fa gli assoli, soprattutto quelli lenti, anche che so, gli assoli di Come stai, di lei ce n'è. Voi non vi rendete conto perché la canzone va, perché di lei, comunque, essendo spesso volentieri noti dentro la stessa scala, non fa altro che impastare e creare piacevoli battimenti sonori. Però vi cambia davvero il feeling, l'appeal con le persone che vi ascoltano, cioè da così, caspita. Bello, eh? Aspetta, faccio senza microfono. Soprattutto nelle code rimango a galla, rimango su. Mi chiedevano in settimana come faccio ad avere un buon sustain con la chitarra. Il sustain è un'altra cosa, non è questo, però così rimango, cioè la nota c'è ancora, mi aiuta nel feedback. Ripeto, questo magari è per assoli lenti o per aiutarmi, visto che, come avete potuto vedere, sono un po' fuori allenamento, per andare a eliminare qualche acciacco ogni tanto. Se sbaglio si sente, non è che non si senta, però ti dà prami qualche cosa di carino da farvi sentire, perché così veramente è pura tecnica. E quindi abbiamo parlato di salvo. E un'ultima cosa, per uscire con i soli, a parte il volume, dovete lavorare anche di EQ. Lo studio Equalizer, in questo caso, per l'ennesima volta,
a me torna utile, ok? Perché ho tolto un po' di pastone sui 200 Hz, sentite, senza e con. Sentite quanto il suono si è... come, boh, aver pulito quando guardate con la fotocamera, no? Dice, ma guarda che foto strana, poi pulisco, op, ho pulito. Pulire il suono, mi ha messo, che si sappia cosa vuol dire, è importante. Cosa vuol dire pulire il suono? L'ho reso più luminoso, perché se andate a vedere high gain e high frequency, dai 3000 in su è tutto quanto spinto di 2 dB. Quindi ho rinfrescato tutto il sound coerente con quello che c'era nel rig. E ho tolto un po' i 200, attorno ai 300 Hz, perché questo suono, ripeto, era maledettamente medioso. E poi ho tolto leggermente quel kilohertz lì, spuntava troppo e mi chiaramente è come se voi vedeste un come ve lo spiego, è come avere l'equalizzatore che avete visto prima, no? La zigrinatura. Se io metto una linea sopra tutta la zigrinatura non vedo, chiaramente non vedo niente, come non sentissi niente. Man mano che scendo con questa linea mi spuntano dei picchi, quelli sono i primi che sento e sono i primi che caratterizzeranno il suono. Chiaro che gli acuti, ad esempio, li sento molto di più dei bassi, quindi per avere un suono ciccione devo avere dei bassi enormi rispetto al resto, però così è. In questo caso andavano tolti. Ora non è il suono più perfetto del mondo, però è interessante. Vi faccio sentire un altro suono, adesso mi è venuto in mente, che uso nei soli. Questo qua me lo porto dietro da anni, questo suono lo sistemo e lo modifico ogni anno, non so nemmeno più se è bello o se può piacere. Questo è un altro suono con tantissimo sustain. Come ho fatto? Ho messo un compressore all'inizio, ok, abbastanza alto, cioè no, neanche abbastanza alto, comunque col 100% di mix e con circa il 3 di intensità. Ho anche un più 2,4 perché gli dà un ingresso maggiore, dà un ingresso maggiore all'ampli, però in questo suono ho anche un effetto morphing molto strano, anzi... quando mi vedete andare di là vuol dire che riaccendo il morphy. Qua ho fatto una cosa diversa. Allora, non ho aumentato la compressione, ho aumentato leggermente il gain, ok, leggermente i bassi, ho modificato qualcosina sulle Q, ho spinto un po' di più i medio bassi, aumento leggermente gli ambienti e ho portato giù il mix del compressore. Perché questo? Aspetta che c'è un'altra cosa devo vedere. Perché questa cosa? Ho tolto il compressore perché il compressore cosa fa? Mi abbassa il picco di ingresso e chiaramente, vabbè, mi tiro sul resto se tiro sul gain. In questo caso però mi serviva essere dinamico, cioè non mi serviva avere un compressore che mi controlla la dinamica, mi porta sempre avanti le note piccole, dovevano rimanere piccole, ma allo stesso tempo dovevo tenere un buon sustain e dovevo gestirlo. Col compressore iniziavo a fare fatica. Quindi ho aumentato un po' di tutto, senza morphing, e poi mi pare che abbiamo detto tutto. Se mi sono dimenticato qualcosa scrivetemelo. Poi basta, anche perché parlo da 2 ore, sono... avevo detto di fare una diretta corta stavolta. Vabbè. Con e senza, anzi prima senza, poi con il morphing, in cui sentite la differenza di sostegno e di gestione. Allora, questa cosa mi serviva
per avere più gestione alla fine del suono. Ok, cioè mi cresce, sono comunque sostegno perché ho anche un po' più di volume e tutto, però il suono mi va giù più morbido, l'altro mi restava troppo su, mi serviva in alcune parti dove appunto in pedaliera non avevo più posto e quindi non potendo avere se le vostre esigenze barra richieste, vi ringrazio per essere rimasti ancora in 10. Siamo partiti da 19, ne abbiamo persi metà. Comunque vi ringrazio, seguitemi su questo canale, ci sono video importanti di questo tipo, anche video un po' più divertenti, perché comunque i musicisti sono poliedrici, mi piace esserlo. Se avete voglia ci sono anche le pagine Facebook e Instagram con un like da mettere, insomma se siete stati qua fino a stavora mica vi darò fastidio, no scherzo. Mi fa piacere se mi seguite nei social, io spero di poter continuare nonostante la ripresa dubbia delle nostre attività musicali nelle fasi future. Se avete comunque bisogno di qualcosa, scrivetemi in chat su Facebook o dove volete. In qualche modo, se riesco, vi aiuto, vi assisto, perché è un mondo difficile e spero che